Amiche e amici di Sport Più TV, siamo qui con la famiglia Licciardi, possiamo dirlo. È stata presentata la stagione che si sarà qui al Pala Village. Abbiamo visto tantissime conferme, ma soprattutto tante novità. Simone, insieme a tuo papà, raccontacele, perché lui è anche protagonista di queste attività che si svolgeranno durante tutta la settimana e in tutta la giornata. Ah sì, diciamo che la volontà è quella di appunto far conoscere la famiglia Pala Village ai nostri utenti, quindi dare un volto a tutte le nostre attività al fine di avere il rapporto con i nostri giocatori, con i nostri utenti, un rapporto molto più familiare per la nostra struttura. Noi naturalmente come Sport Più TV seguiremo tutte le vostre attività. È importante quello che verrà svolto al mattino da papà Licciardi. Racconta un po' ai nostri amici cosa accadrà qui al Pala Village. Ma guardate, al mattino, per chi ovviamente ha la disponibilità di tempo, vengono organizzate delle attività, dei tornei, no? Soprattutto lunedì mattina, dei tornei maschili, e il mercoledì dei tornei misto. È già il terzo anno, quindi abbiamo, diciamo, una bella affluenza, siamo contenti e quindi continueremo a proporre queste attività. Simone, adesso andiamo invece a parlare dell'attuale. Vittoria importante a Palermo per la squadra, visto che si sta cercando di salire in Serie B. Sì, direi un risultato inaspettato. I ragazzi della nostra scuola, la squadra più giovane della Serie C italiana, abbiamo espugnato il Circolo Mickey Club di Palermo, una giornata storica e molto dura. Però non ci possiamo fermare qua, perché siamo già di nuovo sui campi di allenamento in preparazione del secondo turno contro la Padel Academy di Sanremo, che ci vedrà in campo questa domenica alle ore 11. Naturalmente verremo a trovarvi, ragazzi, in bocca al lupo, c'è questa Serie B. Complimenti alla famiglia Licciardi e direi ancora di più complimenti al Pala Village per tutte le attività che riesce a svolgere con una grandissima soddisfazione da parte dei tesserati. Grazie mille.